Buongiorno a tutti con una piccola pillola di sicurezza in rete. Pillola che riguarda l'invio da parte di malintenzionati di mail come quella che vedete al centro. Quindi analizziamo un pochettino il come comportarci per evitare con facilità queste piccole insidie. Vedete, la mail sembra assolutamente inviata dal fornitore di posta Libero e chi di noi non ha a che fare con il servizio Libero probabilmente non l'andrà a considerare. Ma chi di noi invece si serve della mail di Libero, almeno una lettura l'andrà a dare. Tutto si basa sui nostri comportamenti, per cui dietro, c'è un processo che chiamiamo di ingegneria sociale. Tanto per essere chiari, il colpevole sovente non è il web, ma l'uso distorto o l'uso distratto, a volte l'uso superficiale che possiamo fare di internet. Guardate, la mail sembra ben congegnata. La busta bianca, lo sfondo verde, il logo di Libero Mail, che in effetti è così, la informiamo che è scaduta la password. Oh perbacco, quindi cliccando sul pulsante azzurro vado a cambiarla. In realtà mi fermo qui almeno 2-3 secondi e guardate sotto il mio faccione, nella barra in basso a sinistra, la barra di stato, la chiamiamo nel nostro programma di navigazione, quindi del browser, ed ecco che cliccando andremo a finire su www.canopsis.fr, nulla a che vedere con l'indirizzo del portale ufficiale di Libero. Se voi sbirciate anche in questo momento, in alto nella barra degli indirizzi, io ora realmente ho aperto una finestra del portale Libero e come vedete siamo su mail.libero.it con connessione HTTPS, dove la S sta per secured, ok? Ora, poniamo di essere distratti o superficiali, clicchiamo anche sul tasto blu e voilà! In una nuova scheda del browser, noi vediamo tanto di pubblicità, esattamente come accade normalmente con Libero, e vi dirò di più, ad ogni clic tendenzialmente quella pubblicità può cambiare. I campi in cui cliccare e potremmo posizionare il cursore e inserire i nostri dati, ma cliccando Entra, chiaramente noi staremmo cedendo i nostri dati, quindi indirizzo email e password vecchia o nuova, laddove ci chieda di cambiarla, a non sappiamo chi. Per cui a questo punto il contenuto delle nostre email, che potrebbe essere anche un contenuto importante, va in mani sconosciute. Guardate bene anche in questo caso nella barra degli indirizzi in alto, www.canopsis.fr di nuovo. Piccolo trucco, ma per gli utenti un pochino più avanzati, se guardate di seguito abbiamo altri indicatori di frode. WP sta per WordPress, una nota piattaforma per la creazione di blog e siti. Content Uploads lascia intendere che c'è questo contenuto precaricato da qualche parte, il click attiva la visualizzazione di una pagina e ce lo mostra. Quindi che regola possiamo trarre in realtà? Quella di essere estremamente prudenti, cioè fermarci in realtà a leggere, perché questa nostra lettura e questa nostra educazione all'uso del digitale ci permette in realtà di sfruttare tutte le opportunità che Internet ci offre. Spero di esservi stato utile e vi auguro un buon pomeriggio.